Buongiorno amici di Gilda TV. È uscito il primo numero del 2020 di Professione Docente, la rivista bimestrale diretta da Renza Bertuzzi. L'inserto Scuola così non va, allegato alla rivista, contiene riflessioni critiche sulle soft skills, competenze, educazione civica e cittadinanza digitale, a cura di Giovanni Carosotti, Renza Bertuzzi e Danilo Falsoni. La rivista è pubblicata sul sito gildains.it e gli iscritti la riceveranno in forma cartacea direttamente a casa. Seppure nella scuola persistono situazioni pesanti per i docenti, come per esempio l'aumento dei carichi di lavoro burocratico, la negazione dei diritti sindacali o le basse retribuzioni, uscire dalla soggezione si può. Grazie all'azione sindacale della Gilda, scrive il coordinatore nazionale Rino Di Meglio, si sono ottenuti diversi risultati positivi. L'articolo è a pagina 3. È di Antonio Antonazzo l'articolo di pagina 4 che analizza il decreto 126, approvato definitivamente il 19 dicembre 2019. Le buone intenzioni non bastano, scrive Gianluigi Dotti a pagina 5, perché gli investimenti per la scuola previsti dalla legge di bilancio non sono sufficienti a recuperare sia il potere d'acquisto degli stipendi perso negli ultimi 15 anni che lo scatto di anzianità del 2013. Quali sono le effettive condizioni in cui ogni insegnante esercita la vigilanza nelle scuole e qual è la funzione educativa di questo controllo degli studenti? E quanto si chiede Valeria Menti dopo la tragica morte di Leonardo, il bimbo di 6 anni caduto dalle trombe delle scale di una scuola di Milano? L'articolo è a pagina 6. Con il decreto legge 61-2017, previsto dalla legge 107, sono state emanate le nuove linee guida per gli istituti professionali. La scelta dei contenuti di queste linee è stata dettata, scrive Fabrizio Rebeshek, dalle esigenze del mondo del lavoro globalizzato e dalla volontà di mettere al centro lo studente, che può uscire, entrare e ritornare nei percorsi di istruzione professionale. Per i docenti le nuove indicazioni avranno ricadute sull'organizzazione del loro lavoro professionale. Il loro impegno, continua Rebeshek, aumenterà senza nessun riconoscimento economico o riduzione del peso orario frontale. Continua sulle pagine di questa rivista il dibattito sull'insegnamento della storia. Il primo intervento è di Adolfo Scotto di Luzio, a pagina 8, che si chiede quale storia insegnare agli studenti stranieri, ma anche ai figli di genitori provenienti da altri paesi. Il secondo, dal titolo Il web e la sfida insidiosa alla storia, è a pagina 9 di Giovanni De Luna. Oggi, scrive De Luna, gli insegnanti devono affrontare la sfida della rete, che è una grande risorsa conoscitiva, ma nello stesso tempo ha portato ad un impoverimento dello spessore storico del documento. Come ogni anno, puntuale ed esaustivo, il dossier sulle pensioni di Rosario Cutrupia, responsabile nazionale Previdenza e Pensioni della Gilda. L'articolo è a pagina 10 e 11. Secondo Rocco Antonio Nucera, autore dell'articolo a pagina 12, Diritto all'istruzione democratica e meritocratica, il modello didattico adottato oggi nelle scuole non solo non incoraggia, ma spesso impedisce agli studenti di sviluppare il pensiero critico. Alberto Dainese, a pagina 13, affronta un tema delicato: il percorso di apprendimento degli studenti di SA e BES. Non lasciare indietro nessuno, questo principio di Don Milani può essere inteso in due modi diversi, scrive Dainese. Uno è quello adottato dalla sua maestra, che si impegnava alla riuscita di tutti gli studenti, anche quelli più deboli. L'altro è praticato nelle classi con alunni di SA o BES. Questi studenti vengono cristallizzati, secondo Dainese, in etichette che rischiano di impoverire il loro percorso di apprendimento. La società in retrocessione, il titolo dell'articolo di Fabrizio Tonello a pagina 14. Prendendo spunto dal libro di Luca Ricolfi, La società signorile di massa, edizione Teseo, Tonello esamina il lavoro di tutti quelli che, svolgendo ruoli servili o ipersfruttati nella nostra società, contribuiscono al benessere delle classi medie. A pagina 15, nell'articolo Contratto collettivo nazionale integrativo sulla formazione, un importante passo in avanti per la centralità del Collegio dei Docenti, Fabrizio Rebeshek evidenzia quali sono gli aspetti percepiti
come particolarmente odiosi dai docenti, che sono stati cancellati con il nuovo contratto integrativo pubblicato il 28 novembre 2019. A pagina 16 l'articolo di Marco Morini descrive la situazione delle 200 scuole monogenere presenti ancora nel mondo. Il sistema scolastico finlandese è considerato un'eccellenza, con l'intervista ad una docente di inglese tedesco con 35 anni di esperienza che insegna ad Eura, Ave Bolletta mette in luce nell'articolo a pagina 17 i punti di forza e di debolezza della scuola finlandese. Pagina 18 è dedicata a due suggerimenti di Massimo Quintiliani. Con il primo, l'autore dell'articolo consiglia di leggere il libro L'arte di insegnare, consigli pratici per gli insegnanti di oggi, di Isabella Milani, Vallardi Editore. Con il secondo, Quintiliani invita i lettori a visitare Bari, città cosmopolita, da San Nicola ai Normanni. Nell'articolo La scuola, insegnanti compresi al servizio delle aziende, Sergio Torcinovic analizza l'intervista rilasciata al Gazzettino dall'assessore veneto all'istruzione, formazione e lavoro, Elena Donazzon. L'idea di fondo dell'assessore, scrive l'autore dell'articolo, è quella che l'istruzione dei ragazzi deve essere mirata ai loro futuri impegni e gli insegnanti devono essere formati nei mesi di luglio e agosto per questo obiettivo. Il ministro Fioramonti, prima delle sue dimissioni, ha reintrodotto la traccia di storia alla maturità. La Gilda, scrive Esther Trevisan a pagina 20, rivendica il proprio contributo fornito alla causa della bistrattata disciplina storica, con comunicati stampa, articoli e interviste pubblicate su questo giornale, e il convegno Quale futuro senza la storia, promosso lo scorso ottobre a Roma in occasione della giornata mondiale dell'insegnante. Le redazioni di Professione Docente e di Gilda TV augurano a tutti voi che il tempo che ci attende sia un tempo sempre migliore per noi e per la scuola. Auguri e arrivederci.